prima classificata Elena Ribolzi. Elena Ribolzi, 17 anni, ha vinto il primo concorso regionale per giovani sommelier promosso da AIS Lombardia. In una competizione combattuta, Elena ha superato gli altri 4 finalisti in maniera brillante, sia nella prova scritta che nell'esame gusto olfattivo e nella presentazione del vino. La studentessa dell'Istituto Alberghiero Falcone di Gallarate punta a un futuro da chef, ma strutturata anche sui vini. Nel mio lavoro può essere un'opportunità, cioè è molto importante sapere abbinare il piatto al vino. Mi sentivo sicura, però il confronto stare davanti a dei giudici è sempre emozionante. E il papà e la mamma non bevono. Sono a stelle? Zero, sì. E come si fa? Cioè una sommelier che ha vinto il concorso? In casa non c'è vino. Elena Ribolzi è una dei 250 studenti di 5 istituti scolastici in Lombardia con cui l'Associazione Regionale dei Sommelier ha iniziato un percorso di educazione al vino. I 5 ragazzi che oggi hanno disputato la finale sono stati i vincitori, diciamo così, sono stati i migliori dei loro istituti nella preselezione che abbiamo fatto. E poi, prima di portarli qua, i nostri formatori hanno con loro effettuato dei momenti formativi di degustazione, eccetera, per poterli anche abituare al contatto con la platea, col pubblico. L'importante è che loro capiscano il vino. Quello che a noi interessa è capire il vino, far capire ai ragazzi che il bere è un bere responsabile, un avvicinamento responsabile al vino. La pioggia di questa strana primavera non ha smesso di cadere sull'Oltrepò pavese, ma la giornata della cultura del vino e dell'olio non è stata rovinata e oltre al concorso c'è stato spazio per i sommelier di oggi e quelli di domani, davvero in tutti i sensi.